Buonasera Monny, sono Mario. Purtroppo da qualche mese sono a dieta. Che sofferenza! A parte questo, mi servirebbe un consiglio alla Monny per cucinare il pesce ad un pranzetto di lavoro che ho organizzato la prossima settimana. Non vorrei proporre il solito pesce al forno e neanche gli spaghetti ai frutti di mare, visto il mio momento light. Cosa mi puoi proporre? PS, il tuo libro mi piace moltissimo. Mario da Palera. Delle volte in cui nell'ora di pranzo bisogna concedersi un piatto leggero, però corposo e che ci aiuti a proseguire la giornata, però sempre leggero, mi raccomando, e facilmente digeribile. Questo per me, ma credo valga anche per tanti altri che poi il pomeriggio devono lavorare. E quindi oggi io faccio una sogliola. Sì, perché la sogliola è un pesce che diamo anche ai bambini, alle persone anziane, perché è facilmente digeribile, cuoce subito, quindi se abbiamo poco tempo è velocissimo, e lo accompagniamo con dei porri che anche loro ci aiutano nella digestione. Un pochino di tabasco, olio, sale e pepe, un po' di timo, e faccio una marinatura velocissima delle mie fettine, così da dargli subito un po' di gusto. Questo è un piatto che si fa a tempo di record, quando abbiamo un milione di cose da fare. Un po' di farina bianca, operazioni che noi donne di casa facciamo in modo veloce, forse perché non abbiamo mai tempo. Taglio una cipolla, quella rossa, pentola, olio e la base sul fuoco e aspetto di sentire che sia pronta. Nel frattempo mi preparo il limone. Ho preso un bel limone, taglio un po' di scorza che mi servirà e lo preparo per spremerne il succo dentro la pentola. La scorzetta, faccio dei pezzettini che accompagnano il sapore del pesce. La cipolla intanto comincia a parlare. Vediamo. Bisogna sempre fare attenzione a non rovinare le pentole antiaderenti. Posso mettere il pesce. Aggiungo un po' di gusti direttamente in pentola, del rosmarino e del basilico e il succo di limone, così direttamente con la forchetta, e copro fuoco basso. Taglio i porri, incisione al fondo, via la prima foglia, piccoli pezzettini, una padellina, una noce di burro e sul fuoco. E appena il burro è sciolto ci posso mettere i porri, che nel frattempo apro un pochino così. E via con i porri, che cuociono in modo velocissimo. Li lasciamo cuocere mentre io preparo il pesce nel piatto. Aggiungo la scorzetta, i porri. E sopra i porri una grattatina di parmigiano in contrasto con il pesce. Qualche goccia di tabasco, un po' di sale nero. Un goccio di vino e il mio piatto è pronto. Un cortese. Direi che ci sta.